Dopo il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che stabilisce il divieto di produzione, commercializzazione e importazione del cibo sintetico nelle nostre tavole, la casciotta d'Urbino DOP mira a ribadire l'importanza del cibo tradizionale, capace di rispettare la natura degli alimenti e di chi ne fa uso, mangiare sano, soprattutto con i prodotti del nostro territorio. Su questo, nei giorni scorsi si è svolto un incontro dal titolo La bellezza è nel gusto, all'interno della 55esima edizione del Vinitaly di Verona, nello spazio del Food Brand Marche. L'obiettivo è quello di sottolineare la rilevanza degli allevamenti per l'economia del territorio e per la tutela delle tradizioni e della biodiversità, come dell'intera filiera alimentare delle Marche, con il suo patrimonio di tradizioni e saperi locali, quali la garanzia della bontà e della genuinità dei prodotti, nonché per la tutela della salute dei cittadini. Diversi relatori, tra cui Paolo Cesaretti, coordinatore del Consorzio Tutela e il presidente della 13ª Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, l'onorevole Mirko Carloni. Una formula contadina del 70% del latte ovino e 30% di latte vaccino in 15 giorni di stagionatura è già pronto per essere assaggiato. È un formaggio che quando noi andiamo a metterlo al palato sentiamo ancora il sapore del latte, ancora un po' di burro e un po' di yogurt. Ma il bello di questo formaggio è che può essere utilizzato come ingrediente in cucina, perché può essere utilizzato dall'antipasto fino al gelato. È un formaggio molto facile da fondersi e quindi non c'ha molta stagionatura, quindi è un formaggio fresco. Non ha un sapore particolarmente aggressivo. Si incomincia con tagliare una prima fettina per curiosità e nel giro di una serata si può far fuori anche l'intera forma da un chilo, perché fettina per dietro fettina è come le ciliegie, una dietro l'altra. Difenderemo la nostra agricoltura anche da coloro che, cercando di spostare l'attenzione sulla sostenibilità, vogliono surrettiziamente trasformare la produzione alimentare da produzione agricola in produzione industriale o chimica. Pensiamo ad esempio ai sostituti delle proteine nel latte, che in qualche modo stanno venendo avanti anche con una forte spinta nei consumi. C'è un'induzione di nuovi consumi che prevede alla base dei nostri prodotti tradizionali non più i processi produttivi agricoli o allevatoriali a cui noi siamo stati abituati e che difendiamo con orgoglio, ma dei processi di sintesi che vengono fatti chimicamente in zone industriali anziché all'aria aperta. Ecco, quella non è sostenibilità. Noi pensiamo che la casciotta di Urbino non possa essere sostituita con un prodotto creato artificialmente.